Buon pomeriggio a voi. Allora, bisogna fare molta attenzione perché adesso noi siamo tutti concentrati sulle elezioni nel nostro paese. In precedenza lo eravamo con la guerra fra Ucraina e Russia. Tutti i giorni venivamo bombardati da queste informazioni e posso dire anche per carità. Ha ragione, perché quando ci sono di mezzo i popoli che soffrono, è chiaro che siamo di fronte ad una situazione fortemente drammatica. Ma tutto questo era anche voluto per coprire le precise responsabilità degli ultimi 2 anni che riguarda la gestione del Covid nel nostro paese. Lo state vedendo, piano piano vengono fuori sempre più informazioni che una volta venivano negate e anzi chi osava dire le medesime cose che adesso molti di loro devono ammettere anche per opportunismo veniva pesantemente attaccata. L'ultima è del governatore del Veneto Zaia che in buona sostanza finalmente ammette che il Covid si poteva anche tranquillamente curare da casa, vista anche la bassa mortalità. Il problema è che non eravamo pronti. E perché non eravamo pronti? Non eravamo pronti perché un certo signor Speranza e tutti i suoi collaboratori, tra i quali il direttore generale Guerra, o l'ex direttore generale Guerra, non avevano adeguato il piano pandemico del nostro paese. E quindi evidentemente quando è nato questo problema noi non avevamo gli equipaggiamenti adatti per infermieri medici, non avevamo una rete che fosse in grado immediatamente di intervenire presso le abitazioni a curare i casi che poi sono diventati gravi, perché sappiamo perfettamente che questo è un virus che andava preso immediatamente nelle prime 48 ore, altro che tachipirina e vigile attesa, ma andava subito curata anche e soprattutto con antinfiammatori. Ed è chiaro che ci sarebbe voluto una rete di medici di base che potessero intervenire sul territorio per prescrivere immediatamente la cura ai pazienti a seconda della gravità del caso. Quindi adesso Zaia, ripeto, ci viene a raccontare che nella stragrande maggioranza dei casi questo era un virus che si poteva curare a casa e che la letalità di questo virus è bassissima. Lui fa l'esempio invece, ad esempio, dell'Ebola, che era meno contagiosa, ma era molto molto più letale, dove addirittura 8-9 persone su 10 morivano, per una letalità, ripeto, per una diffusione del virus, però una contagiosità molto molto più bassa. Ora vedete, questi personaggi veramente hanno la faccia come il fondoschiena, anche nel momento in cui lo stesso Zaia a un certo punto dice che però è stato ingiusto ostacolare, non permettere o attaccare le persone che invece avevano l'idea, la volontà di vaccinarsi. Uno rispetto a queste parole rimane esterrefatto, perché è successo esattamente il contrario, che coloro che non si sono vaccinati sono stati attaccati duramente e molto spesso, lo devo dire, anche e soprattutto dalle persone che invece hanno deciso di vaccinarsi, che hanno ritenuto a torto che queste persone che non volevano vaccinarsi potevano far correre a loro dei rischi per la propria salute. Falso. Ma è chiaro che questa falsità ha contribuito ad alimentarla il signor Draghi il giorno in cui ha detto che coloro che non si vaccinavano si ammalavano e morivano. Falso, perché sappiamo perfettamente che invece, come lui poi ha continuato a ribadire, che chi invece si vaccinava poteva tranquillamente fare la propria vita in mezzo agli altri, che questo non corrispondeva alla realtà.
ragion per cui molti dei vaccinati, soprattutto quelli fragili, poi, malgrado il vaccino, si sono nuovamente ammalati e sono morti. Tanto che le statistiche dicono chiaramente che per quanto riguarda over 70 e over 80 sono più i vaccinati ad essere morti che non quelli non vaccinati. Quindi facciamo molta attenzione a non tralasciare gli aspetti che stanno emergendo in questo momento con la scusa delle elezioni e col fatto che questi personaggi della vecchia, della stravecchia politica devono recuperare dell'elettorato, stanno cercando in qualche modo di fare anche marcia indietro, perché questo non glielo dobbiamo permettere, questo non è tollerabile e noi dobbiamo continuare anche in questo periodo in cui siamo in campagna elettorale a puntare su questi temi ed attaccare questi personaggi. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.